Vi prego ragazzi, lasciate 25.000 mi piace e faremo la seconda parte di questo video. Lasciateli. Bella ragazzi, carichiamo una Metafis Gamer. Oggi ragazzi, siamo qui con un video incredibile perché oggi ragazzi si mangia. Però non si mangia, Andrè, come facciamo sempre, soprattutto quando facciamo sempre. Ma si mangia di notte. Abbiamo visto che Foyce a Roma ha fatto vedere cosa mangiare dopo la mezzanotte, e quindi non potevamo che replicare qui a Napoli. Wagyu, dovete lasciare tantissimi mi piace, perché se arriviamo, vi dico, a 25.000 mi piace, faremo una seconda parte di questo video. E diteci qui sotto nei commenti quale altra città possiamo sperimentare per andare a mangiare da mezzanotte in poi. E ovviamente ci dovete dire anche i ristoranti dove andare, ecco, di quella forza, città. Tutto. Precisiamo che siamo ancora a maggio, quindi sugli orari alcuni locali hanno ancora delle restrizioni. Purtroppo però da giugno in avanti si torna all'orario standard. Fine 7 all'8 mattina, vai! Tour de force. Wagyu, partiamo. Prima tappa, ragazzuoli. Vi diciamo, abbiamo appena giocato una partita di calcio, quindi abbiamo tantissima siamo, fame. Siamo distrutti, affamati, appunto. Quindi siamo qui, nell'istituzione di Fuori Grotta. Da Just Just. Wagyu, dei panini incredibili, ma anche degli antipasti abbastanza golosi, che vedrete tra poco. Quando hai proprio una fame e mangeresti porca, mangeresti anche il tavolo, le sedie, i tovaglioli, tutto, tutto. E lì ci sono i tavoli, Mirko. Ci diamo dentro. Andiamo. Vai, salamini sott'olio sicuro. Di base, voglio quelli che state vedendo tramite per stimolare un po' la digestione. Poi ci fai, a me fai un panino, provala, porchetta e patatina. A me fai un super pork. Di nuovo fammi, ti. Poca roba, Stein, poca roba. Vai giù, si comincia bene. Allora, questo è il colesterolo sotto forma di alimento. E chiamiamo il re del salame. Eh sì, re del salame. Eccomi, buonasera. Ale degli incorni, ragazzi. Wagyu, quando si tratta di salame, sempre in prima linea. Bravo, ti piace il salame? Lo amo. No, è ben morbidissimo. Wagyu, uno di questi è il fabbisogno giornaliero. Ma che poi non ho mai capito esattamente, perché non gliel'ho mai chiesto a lui. È il salame milanese questo? Tipo, sì. È quello più grasso, no, è quello più grassoso. Vada sì, qua. È grassoso. Mamma mia. Sento già le arterie un po'. Vabbè, però. Ve lo faccio vedere da vicino, guardate. Incredibile. La cosa importante, vedi, quando si mangia il salame, fai vedere che un pezzo lo mangi e tre pezzi li butti, che cadono sempre, guarda, è difficile non cadere. Vado via. Top. Il momento della verità. Super pork. Loro sono famosi anche per il cheese stick. Ho detto bene, Andrea? Sì. Eccolo qui, anche uovo ho messo, perché l'uovo dentro al panino per me c'è da stare. Era troppo leggero il cheese stick solo per me. Solo poco me ho messo. Cioè, faccio prima a dirvi quello che non c'è, ma già ve l'ho detto prima, quindi mangio. Guardate qua, guardate qua. Questo morso mi ha fatto venire dei flash, dei ricordi, Mirko. Perché qua dovete sapere, che siamo vabbè in zona Fuori Grotta, è vicino a questa zona, dovete sapere che ci sono i locali, le discoteche dove si va a ballare. E ricordo che quando ero più piccolino andavo a ballare, magari approcciavo qualche ragazza, magari ecco con una sola anganna. Vabbè, pagandolo ovviamente, cioè nel senso che... Anto, ti prego, dai, siamo su YouTube. Vai, voto al panino. Beh... 9. Confermo il 9 ad Antonio, perché veramente per me questo è il miglior cheese stick di Napoli, assolutamente. Miglior locale dopo i locali. Turno di me, Alessandro. Vai. Ma me ne insegna a funghetto, che mi si c'è? Voglio, questo è il panino più studiato di tutti. Hamburger, cheddar, bacon, melanzana a funghetto, ketchup e maionese. Ma questa combinazione con questo Justus, cosa ti ricorda? Mi ricorda quando nascondevo il mandarino nel cassetto prima di andare a giocare a calcetto e dopo mangiavo sempre questi panini. Vai Ale, vai! Addenta! Addentalo! Wow bro, quasi quasi ti avvicinavi a tua madre. No, comunque, ancora non sono arrivato al culo, mi serve un altro morso. Vado. Non sono a funghetto, sono per tavolare. Mamma mia, butta. 9.5. 9, però sarebbe 10 se all'interno ci mettessi un salame sott'olio. Vabbè, quello si aumenta sempre il voto, ci sta. Mi sono ubriacato di panini. Cioè, veramente, voglio, mi sono ricreato con la A maiuscola. Tanto, per informazione, ragazzi. Sì. Per seguire qui da questo negozio. Vabbè, ora siamo ancora in epoca di un po' di restrizioni, quindi tipo fino alle 2. Però, okay, una situazione normale, quindi storicamente, eccetera. Nel weekend, anche fino alle 7 del mattino. Questo ti stavo dicendo. Sai che una volta io qua sono passato, per alle 5-6 della mattina stavano aperti.
Ma che stanno facendo? Stanno alla pena o stanno chiudendo? No, no, stanno ancora tanto forse per chiudere. Ciò dicevo prima del locale, che caro, venivi qua un po' così e ti riprendevi mangiando questa bomba di calorie. Ciao. Quindi promosso, Anto? A pieni voti. Dopo il panino vi siete saziati? No. Come no? No, fra. Anto? Un angolo è rimasto, un angolo piccolo. Perché vi dico che Amedeo ha una sorpresa per noi. Amedeo. Sì, ragazzi, qui siamo da Bar Tico. Questo è uno dei bar che vengo sin da quando ero piccolo. Quando si faceva tardi, questo è sempre aperto, è una garanzia. C'è i cornetti più buoni d'Italia. Italia? Italia, avete capito qua, bene. Le aspettative sono alte. Pieni di crema, uno spettacolo. Come piacciono a noi. Belli ben ordinati. Sì, ingrossiamo. Però non ci distrai, stiamo lavorando. Allora, mi fai un cornetto white con Kinder Bueno white. Che sei, immagini, la napoletana. Vabbè, ma sono gusti alimentari, perché dobbiamo associarli al caldo? A me piace il cornetto bianco, vengo giudicato, io me ne vado. Ciao. Ale, che prendi? Cioccolato bianco e pistacchio si può fare? Pistacchio, aglio e qualità il pistacchio. A me te come lo vuoi? Io, come sempre, cornetto a cioccolato bianco. Quindi anche lui juventino? No, io solo bianco, no bianco e nero. Anto? Sì. I ragazzi hanno preso il Candy Up, grandissima marca. E tu, Andre? Allora, io ho preso il Matese, voglio il latte. E farò anche una tecnica, mister. Ah, quale? Allora, adesso vi dico. Un po' bisogna bere. Non mi convince troppo, e sapete che vi dico? Ah. Ho preso 3 bustine di zucchero, Ale, per l'alimentazione come va? Ma io mi dissocio completamente da quello che sta facendo. Andre, ma il latte è già zuccherato. Aspetta, guarda, ma che il lattosio? Guarda qua, sì. Vedete com'è scuro, guardate. Una pioggia di zucchero. Don't try this at home, ragazzi. La metto la terza? No, fra, già no, stai basta, esagerando. Basta. Già lo dovresti fare proprio. Basta. Così. Shakera. E andi pronto, shakerando. Questo gesto mi ricorda un'altra cosa. Chi è che c'è la sa bianca? Dai, Andre. Che è bianca? Dai, Andre. Voglio adesso la parte più importante. Prima di tutto apriamo tutti il cornetto per far vedere ai ragazzuoli. Io c'ho un buco, guarda. No, voglio, non ci credo. Io faccio così. Voglio, guardate qua. Ando, ma crea crema. Questo è famoso proprio per... Meglio cioccolato per l'abbondanza della crema. No, però questo è il più bello, voglio. Crema, cioè, limonosa. Non lo mangerei. Lo guarderei per ore così, tutta la notte. E allora guarda. E poi... Ah, vai, you. Si può mangiare? Andiamo. È un panino. No, a me te. Ragazzi, questo è Tico Bar. Questo è il secondo panino della serata. Ah, certo. Questo è per tutti questo voi, doccia. Cornettari, che non mettete il ripieno nei cornetti. Sa da mettere il ripieno. A da culo a così, oi. Questo cornetto è tipo... Wow. Ehi. Wow. Un vulcano fantastico. Cosa ti ricorda, Ale, questo cornetto? Cosa ti ricorda? Quando Vitello, dopo una partita del Napoli, con le scarpe nuove, diede un morso al cornetto, cadde tutta la crema sempre le scarpe a terra. Proprio qui. E dedico questa spaccata a tutti i food blogger, che non so perché fanno questa cosa. Vi faccio vedere, non quella, la spaccata ci sta. Ma perché va troppo fan? È troppo come domani. Ma ride c***o. No, scherzo. Devo dire la verità, non ho mai mangiato, però mi sa che è uno dei più buoni che abbiamo mai mangiato a Napoli. Sicuramente il più godurioso che abbia mai mangiato a Napoli, per il fatto del ripieno, io lo devo dire, perché... È tanto ripieno. È tantissimo. Cioè, sembra quando te lo fai a casa che metti mezzo barattolo... È perché ricutato con lo sparagno, nemmeno guaragno. E loro sono aperti ovviamente fino alle 4-5, sempre da giugno. Quindi, vai you. Adesso andiamo a dormire. Si è fatto tardi. Ci vediamo con altre clip, tra pochissimo per voi. Ma ci siamo sfatti dopo una grande partita di pallone. Ale ha fatto le squadre squilibratissime. Sei sempre colpa mia, ovviamente. Aiuto, a me non mi hanno dato la sedia per riposarmi, però vabbè. Allora, siamo qui perché stiamo facendo i cibi a mezzanotte. Aiuto a Napoli. E ci dovete consigliare. So che voi siete. So che siete maestri del kebab. Frascogna, dimmi. Quanto talebano coppo vomero? Talebano sul vomero, già siamo andati. Ma dai, il video dei kebab. Ragazzi, ma un attimo solo, ma come fate ad andare a mangiare dopo che Napoli ha perso uno scudetto?
Abbiamo perso in casa uno scudetto che con un allenatore perdente di nome Spalletti Luciano. Un perdente, non ha mai vinto una Coppa del Nono, una Coppa del Re, una Coppa Italia. Per a Napoli vuole vincere lo scudetto. Questo è un perdente nato. ADL, se non lo manda via l'anno prossimo, perderemo pure la Serie A, tutti in Serie B. Ciro, ma. È assurdo. Ammassare uno, va bene. Ammassare uno, come fate a divertirvi? Come fate a divertirvi? In tutto questo, ha vinto solo ADL che stanno. E basta. Finisce il mondo. Mamma mia, ancora. Con Spalletti mi piace, per commento, non potremo mai andare avanti. Iscrivetevi a questo canale, questo è un canale di ragazzi per bene, intelligenti, e vi fanno divertire. Ciro. E la prossima volta non paghiamo il campo. Venite qui alla Sporting Club Frulone, come ancora quello del Parlamento. Guarda, andiamo oggi. Ma era mai a metà le buone, non lo so. No, ci mangiamo. Casa Monda. Quando tu la Dina Ferrovia. No, Ciro. Sì. Ha fatto la parta su. Dice amnesia, proprio. Amnesia. Ma dove andiamo? Amnesia Kebab. E dove sta? Piazza Carlo III. Va bene, andiamo subito. Andiamo. Aiuto, siamo qua, bellissimo, Amnesia Kebab, ma è chiuso, giustamente, quindi un bel consiglio del cavolo ci hanno dato. E infatti, arriviamo. Alessa, tu che sei della zona? Andiamo da Small Kebab, dai. Che è Small Kebab, bro? Vedrai, tante emozioni da Small Kebab, assicurate. Vediamo. Però il fatto che prima non l'hai detto mi puzza un po', magari. Vabbè, ho dato la priorità agli altri, mi sono fidato pure io, vabbè, però. No, fidiamoci pure di Ale. Andiamo. Niente, era chiuso anche Small Kebab. La sera ve lo consiglio, alta classe. Di fuoco. Ma a chi ci siamo messi? Andiamo a mangiare, dai, forse è possibile, forse abbiamo trovato qualcuno, forse. Andiamo dal ristorante Tadji, 5 stelle, una recensione. Eccolo lì. Oh, comunque non è Smull, non è Amnesia, era già venuto, quindi come si chiama? Abbiamo detto. Tadj. Raga, guardiamo questo bel paninozzo. Che babbozzo. È mezzo kebab. Ma io comunque mi ha veramente ispirato, soprattutto il kebab. Ma come facciamo a sapere quale è quello col ketchup, con la maionese, eccetera? Mi ha sorpresa. Okay. L'unica cosa, se volete, ci sono anche le orate, vai you. Se volete comprarle, oltre a kebab. Hanno tutto. Orata di notte. Andiamo? Vai. Com'è? Buonissimo. Cioè, senti cipolla. Ah, no, forse. L'aroma del kebab. Della carne, sì, sì. Devo dire la verità, a me. No, è buonissimo, mi piace. Buono proprio. Ma perché io sono un amante della cipolla, quindi. È bello sotto, però, è bello pieno. Consistente. Voto 9 per Ale. No bro, un 7 da fame, dai. Sì, pure con permetto 7, anche perché la cottura della piadina non è al top, questo devo dirlo, devo essere sincero, proprio sciacquata. Solo questo. Adesso arriva la parte più bella, raga, perché andremo a mangiare il dolce e non da uno solo dei notturni più fighi di Napoli, anzi più storico, più figo, qualsiasi cosa, qualsiasi aggettivo positivo è per lui che sta per arrivare. Guardate. Eccoci qua, in un batter d'occhio siamo venuti nel miglior posto in cui potevamo venire in questo video, ovvero al Ciottolo. Eccolo qua, l'originale, grande. Tantissime bontà, tra pizzette, zingare, cornetti, dolce, salato, qualsiasi tipo di cosa, va giù. Se avete fame qua, non potete sbagliare. È perfetto. Poi ci organizziamo qua. Qua è particolare. Avete dire prima il salato. Perché, prima salato? Sì, dai. Ando, tu che vuoi? Io la zingara. Ando, tieni, le zingare a te. Ale, parigino, quel. Cosa vuoi tu? Io voglio questo. Voglio provare. Io la parigina. Vedi, questa è una pizzetta praticamente con bandito di pollo, patate, cheddar, mozzarella, un po' di tutto. Ah, c'è pure il prosciutto. Aiuto. Cin cin. Vai. Quello per il dolce, Alla fame notturna. Vamos. Bandito sta assurdo. Comunque la cosa bella del Ciottolo è che oltre ad avere salate e dolce che fanno spaccare entrambi, la cosa bella è che dopo la discoteca, come giusto giusto alla fine, sta aperto fino alle 6 o 6. Sì, questo è clamoroso, veramente. Sempre aperto, sempre. Andò, assaggia, fidati. È un misto tra dolce. Bandito si scioglie in bocca. Mamma mia. Trovate pure la parigina, voglio. È buonissimo. La pasta spoglia sopra fa paura. Questo è assurdo, eh? Il bandito stesso com'è? A me provo sto con banditos. Con la parigina. Vai Ale. Anzi no, bro. Andò, assaggia tu la parigina e assaggia la zingara. È doveroso, voglio. Ve lo giuro, la patata è di Avezzano. Guardi, comunque questa zingara è proprio da sventrare. No, assurdo. Presta la zingara. Devo provare anch'io, non l'ho provata ancora. Da qua! Andi, ti bevo un morso, poi vuoi mangiare anche me, è un morso di Italia. Ma mica me lo lascia lì. La parigina migliore d'Europa. Senza dubbio. Io assaggio la zingara, va giù.
Io voglio fare subito una porcata. Nel frattempo assaggio questi bocconcini di graffa fritti black and white. No, sto ancora assalato. Tutto qua, no? Ma io sapete tutti che io vado pazzo per la parigina, eh? Quindi il mio voto è decisivo. È un voto che non può essere diverso. Ti scioglie in bocca, vai io, è una delle più buone che ci sono a Napoli, veramente, non in Europa. Voteranno che cose secche, arance. Questa è bella piena, è ciotta, vedo, da soddisfazione. È ciottola. Voglio arrivare altra roba, baguette con Nutella e conchiglia black and white. Oh. Che fai Andrea? La contempli? Mamma mia, vai io. Sarei qui tutto il giorno a mangiare, Ale, però forse... Ale, io ti vedo proprio tipo da cornetto a pistacchi in Nutella. Questo? Pesa? Pesa 2 kg. Andò via a pagare. Madonna, come godo! Ma perché vogliamo parlare del corretto pan di stelle, dove all'interno ci sono altri pan di stelle. Mamma mia, in modo curioso. Sto allucinando. Mio, c'è ovunque, guarda, guarda qua, guarda. Beh, prossimamente su. Ragazzi, sono appena tornato da Dubai. No! Dopo che salita la glicemia a 14.500 di overpower, possiamo non finire con il tridente delle meraviglie del latte: cioccolato, menta e classico. Ci sta. Vai, con questo possiamo chiudere il video. Vedi, sì. Il video, però, che caccia, ma fritte cose. Ciao, ciao. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, perché comunque a noi ci è piaciuto tanto. Tantissimo. E vi ricordiamo che a 25.000 mi piace faremo la seconda parte di questo video. Fatecela fare, con tanti video magari, ma cucchissi ce la da fare. Magari a Napoli, magari in un'altra città, chi lo sa, che magari ci direte qua sotto nei commenti. Mi raccomando ragazzi, quindi lasciate un mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi! Magnesetto.